Buonasera a tutti, oggi impareremo a fare la vera bistecca alla Fiorentina. Diciamo che da noi a Firenze sotto le quattro dita le carpaccio. Allora, vedete quel dito sognoso che prima precedentemente me lo sono filato anche nel culo, quando andate a toccare le spezie. Carota, cipolla e mais, perché è un si sa mais coso, capito? Una volta che tu l'hai, diciamo, speziata con il palmo della mano, tu ne vai a schiacciagnene, in modo che il pepe ne entri dentro la fibra. Poi si mette in questo tegame e gli si fa pigliare, diciamo, il bollone, gli si fa pigliare il fuoco. Mi raccomando, a fuoco vivo, perché la si deve compattare. La si compatta, vedete che con questa mestolina, diciamo, da spaghettino non gliene vuole rigirargliene. E poi la si copre, ma mi raccomando, una cosa molto fondamentale, la va coperta. E si aspetta che le 3 o 4 ore e la si rigira. Molto fondamentale anche l'ambiente in dove uno lavora, perché deve essere, diciamo, incontaminato. Vedete con il cencino si va a preparare il piatto hardo, poi ci si tocca gli occhi tutto e si riva a ritoccare sempre il solito dito, gli si va ad aggiungere questa spezia e gli dà qui non so che al piatto. Vedete sempre la mano lercia, che spettacolo ragazzi. Questo è, diciamo, un accompagnamento che ci sta bene, tipico della bistecca alla Fiorentina. La bistecca alla Fiorentina, come vedete, che deve pigliare i colori ambrato, dorato, speziato. Quando l'è carbonizzata, l'è cotta, cruda dentro e carbonizzata fuori. Ma vedete, l'impiattamento nel piatto hardo serve apposta per fargli fare il grondino, diciamo, la gocciola di sangue. Ma vediamo adesso il contorno a parte, una gocciola di vin novello dell'Arno. Vedete, a fiamma viva, mi raccomando, si va ad aggiungere anche il rum e gliene se ne va a rimestagnene. Ma andiamo adesso a dargliene un tocco di classico. Se vedete il cencino, si va sempre a pulire, perché sono una persona molto pulita. Il tocco flambé, diciamo, gli va a carbonizzare dell'altro, diciamo, a finire a dargli il colpo di grazia, gli dà quell'amarognolo. Ma adesso una cucchiaiata d'acqua d'Arno pura, gli dà quel controsaporino, diciamo, che ci sta bene, si accompagna con la bistecca alla Fiorentina. Quel dito sognoso si va a assaggiargliene e se manca di sale, diciamo, se ne va a aggiungergliene. Ma ecco la famosa sarsina alla Fiorentina che andrà a accompagnare la nostra bistecca alla Fiorentina. Vedete anche l'impiattaggio, è un impiattaggio, diciamo, d'alta classe. Ma adesso è il momento dell'assaggio. Il boccone. Delicious. Ma like chi sana segaccia, vedi come si fa la bistecca. All right, we're doing classic, we're not doing seafood right now, we're doing New York's, actually a ribeye steak.